Secondo Dagospia, il settimanale oggi ammonterebbe a circa 60.000 euro il cachet strappato da Ida Nizar per la partecipazione al Grande Fratello 2018. La concorrente importata direttamente dalla Spagna, star dei reality iberici, avrebbe firmato il contratto più sostanzioso previsto per questa edizione. Travolgente e in grado di sconvolgere gli equilibri della casa, Aida è stata eliminata 2 settimane dal suo ingresso nel gioco, ma è riuscita a imprimere il suo marchio a questa edizione, al punto che Barbara D'Urso l'ha voluto come opinionista fissa dei suoi programmi. Quanto guadagnano i non famosi? I concorrenti non famosi, invece, intascherebbero un gettone di presenza pari a circa 1.500 euro a settimana. A tascarli sarebbero Danilo Aquino, Patrizia Bonetti, Alessia Prete, Mariana Falace, Filippo Contri, Simone Poccia, Valerio Logrieco, Alberto Mezzetti, Lucia Orlando e Baie Dame. Quest'ultimo, squalificato dopo la lite con Aida Nizar, potrebbe aver visto ridimensionato il suo compenso. È noto, infatti, che l'espulsione comporta la perdita di alcuni benefici, guadagni compresi. I quasi famosi, invece, percepirebbero un cachet differente. Non ci sono indiscrezioni in tal senso. Come accade con l'edizione VIP del reality, infatti, per ognuno dei concorrenti già famosi potrebbe essere stato stabilito un cachet differente. Appartengono a quest'ultima fascia Luigi Favoloso, Simone Coccia con l'aiuta, Matteo Gentili, Lucia Bramieri, Veronica Satti e Angelo Sanzio, il Ken italiano. Il compenso nel caso di questi ultimi varia in base al grado di popolarità e a ciò che i concorrenti sarebbero stato in grado di regalare al fine di mescolare le dinamiche del reality per renderlo più interessante. Da qui, forse, nasce la scelta di destinare alla provocatrice Aida Nizar un super cachet.